e non soltanto l'impressione di una condizione propriamente fisica, cioè dell'esterno, della luce, con la realtà delle cose. Quindi un'emozione di un paesaggio o di una situazione all'aperto. Quello che conta per Manet è esattamente capire che c'è qualche cosa che impressiona la parte interiore, intima di noi altri. E lo fa attraverso una fedeltà del quotidiano, della pittura, come una verità assoluta, e mette in evidenza come l'impressionismo potesse essere appunto l'impressione di una condizione dello spirito, non solo della fisicità delle cose, ma affermare che esiste molto di più che può impressionare il nostro interiore, cioè non solamente l'aspetto scientifico. Ecco perché può essere avvicinato agli impressionisti, ma non è un impressionista, assolutamente, perché il suo impressionismo non è reale, scientifico, non nasce da Newton. Il suo impressionismo è più un aspetto del naturalismo e di come la natura umana ha creato l'uomo, non solamente dal punto di vista esterno, che se vogliamo è anche banale, se lo vogliamo guardare così, ma oltre a questa esteriorità abbiamo un naturalismo interiore del sentire che precede poi quello che sarà il discorso di Van Gogh.